E bello a tutti ragazzi, Querighe che vi parla e oggi siamo ritornati in questo mio nuovissimo video, raga. Bello un botto a tutti, raga. Oggi siamo qui per mostrarvi come avete letto da titolo, raga. Innanzitutto, prima di iniziare, voglio ringraziare tutti per il supporto che mi date ai 3000 iscritti, che manca veramente poco. Penso che li faremo in giornata. Faremo lo speciale di Sabino, uno speciale di questo mio amico che fa un botto ridere, raga. È un video veramente speciale, lo vorrei che lo guardiate proprio tutti, perché proprio tutti perché è veramente molto importante per me. Importante perché siamo qui su YouTube da circa un anno e siamo già a 3000 iscritti e sono un botto contento dei progressi, quindi vorrei portarvi questo speciale. Ed è forse il mio primo speciale? Sì, è il mio primo speciale, raga. Sono veramente contento che uscirà presto. Quindi mi raccomando, supportatemi. I post ci sono sempre per qualsiasi cosa, quindi mi raccomando, anche like e post. Allora, innanzitutto, perché siamo qui dove di solito mettiamo le armi per i contest. Allora, innanzitutto, dentro a queste case ci sono delle armi. Armi che, sì, avete visto anche tutti i giorni, le vedete. Le Masamuni, la Tempesta. Ma, raga, sono armi particolari che non avete mai, ma proprio mai visto. Io partirei da questo lanciapalle di neve al 130. Adesso vi faccio vedere. Ok, innanzitutto togliamo tutto il resto dalla mano, così vi faccio capire di cosa stiamo parlando, perché forse non si capisce. Questa è l'arma. Cos'è che c'è di strano? Comunissimo lanciapalle di neve full perk al 130. Prese da deposito tutte queste armi, mi raccomando, non le darò mai via, ve lo dico già se me le chiedete. Solo per mostrarvele oggi, mi raccomando. Guardate un po', davanti dovrebbe aver la neve. Ma aspetta, si è buggato. Però dice che elemento è neve, cioè acqua, diciamo, dovrebbe aver davanti la neve. E già qui, questa qua è una delle armi buggate. Questa qua penso che vale più degli altri lanciapalle di neve che ho in deposito. Ma attenzione, non è finita qui. Passiamo, bulldozer. Il bulldozer. Allora, raga, queste armi alcune sono state trovate, cioè, non dentro le casse, ma proprio quando una volta non si potevano ancora modificare i perk. E quando non si poteva modificare i perk erano così. Guardate già così. L'elemento fuoco non può alzarsi. Vedete? Di epico, raro, comune. Vedete? No, però guardate l'arma. Tutta infuocata. Io ad esempio con me ora non ce l'ho un bulldozer di fuoco, se no vi faccio capire meglio. Si poteva vedere la differenza delle fiamme. Vedete? Molto particolare, ma più che altro è particolare per la descrizione, vedete? Elemento fuoco che non si può neanche potenziare. Attenzione, il pezzo forte per le armi d'assalto, diciamo, armi in generale, non da mischia. Attenzione, sto per cambiare, raga, questo è lancia, come si chiama? Lancia Halloween normalissimo, ma guardate il lancia Halloween. Guarda quella, minchia, quest'arma qui che poi vi farò vedere è una bestia, guardate. Alcune armi me le hanno regalate, adesso vi faccio vedere un lancia cosa normale e questo qua strano, buggato. Questo è normale e questo è buggato. Guardate la punta, questo merita. Queste armi valgono non so quanto, ringrazio ancora che me le ha scambiate e regalate. Ma attenzione, livello... Ah, già si capisce da qua. Livello 50 ed è un'arma al 121. C'è qualcosa che non quadra, non dovrebbe essere a livello 50. Dovrebbe essere a livello... 40 qualcosa, raga. Attenzione, ma non è questo l'unico problema. Quest'arma ha troppi problemi. Ed è forse l'arma più rara che possiedo. L'ho fatta vedere in live. Innanzitutto, come vedete, è d'acqua, che è molto bello da vedere. Ma guardate qui gli elementi. Ha due elementi diversi, uno energia e uno acqua, raga. Non ha senso quest'arma. In tutto sei elementi, cioè ha sei perk. Uno che non si può potenziare ovviamente, due di elemento, raga, assurdo. Attenzione, passiamo alle Masamuni. Masamuni normalissime, ne abbiamo tante di Masamuni e per non confonderci le lasceremo giù le altre. Ok, perché sennò non si capisce bene di cosa dobbiamo
cosa dobbiamo mostrare più che altro. Guardate quante. Allora, prendiamole in mano innanzitutto. E le mettiamo una qua e una qua. Innanzitutto, guardate qui. Ah, ne prendo una normalissima da qua. Così vi faccio capire meglio. Ok. Allora, questa è una Masamune normalissima. Guardate la punta. La punta normalissima, bella rossa. La Masamune rossa davanti, come potete vedere. Che normalissima Masamune. Come la prendi da progetto, lì a 50 euro scontato. Ma attenzione, alcune persone gli è andata talmente di culo che è uscita così. Guardate la punta di questa Masamune rispetto a questa. Questa è normalissima, si vede che è una spada proprio bianca. Invece no, guardate la punta di questa. Guardate la punta di questa. E vi faccio vedere i perk per farvi capire meglio. Questa è la Masamune al 106 con i perk modificabili, cioè potenziabili e modificabili. Queste Masamuni sono state shoppate, sono state proprio shoppate. Sto contando adesso che sono identiche, sono state shoppate, quindi sono della stessa persona, quando non si potevano ancora modificare i perk. Quindi, raga, assurdo. Guardate, normale, buggata, buggata, normale. Vedete le differenze? Sono tantissime. Ovviamente quando le butti giù non si vede la differenza perché è tutt'altro, vedete? Tutto uguali. Quindi, raga, queste sono le Masamuni buggate insieme alle altre armi. Assurdo. Ma attenzione, il pezzo forte sono questi. Iniziamo a lasciar giù le lama tempesta normali. Mamma mia, quante armi abbiamo. Ok. E prendiamo queste. Che le mettiamo. Come si può dire? Le mettiamo una qui e una qui. E ne prendiamo una normalissima. Adesso vi faccio vedere le differenze. Ok, partiamo da quella normale, guardatela. Lama tempesta normale, la vedete? Con la punta blu. E vedete, è proprio una spada normalissima. Passiamo alla prima. Ah, innanzitutto una di queste non ha elemento. Adesso vi faccio capire il motivo. E un'altra ha l'elemento acqua. Vediamo un po'. Questa qua, raga, questa qua è quella senza elemento, penso. Vediamo un po'. Sì, è questa qua, è quella senza elemento. Come potete vedere, facciamo una differenza. Guardate come luccica la lama, come argentata. Non so se si vede. E guardate questa. Questa no, questa no. Normalissima. Guardate questa. Argentata questa lama, capite? Senza elemento questa. Vedete che pure la luce non si vede tanto. Invece questa sì. Vedete? Cioè, è buggatissimo. Attenzione, quella d'acqua. Guardate con la punta di ghiaccio, guardatela che bella, guardatela che bella. Io sono troppo contento perché me le hanno scambiate proprio a me, che io ci tengo tanto a queste cose. Veramente ringrazio tutte le persone che me le hanno scambiate, tutte, 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 ma veramente tutte. Guardate la punta ghiacciata e si può anche vedere un po' di neve. Invece le altre no, normalissima. Guardatela, raga, è troppo bella, troppo belle queste due. Quindi, raga, normale, buggata e buggata. Guardate com'è argentata. Mamma mia. Queste, raga, sono le armi che volevo mostrarvi oggi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, supportatemi con un bel mi piace. E condividete, è molto importante. Se volete un nuovo video truffa, dove truffiamo altre persone, dove sclerano, che uscirà presto, mi raccomando. Qui da righe è tutto. Spero che queste armi vi siano piaciute. Fatemelo sapere nei commenti, eh. E niente, bella unbot. E ci vediamo al prossimo video.